Dense le giornate romane del presidente brasiliano Kubitschek. Il primo cittadino della grande repubblica sudamericana depone sul sacello del milite ignoto una grande corona d'alloro. Un battaglione composto da rappresentanti delle tre armi presta servizio d'onore. Cielo malinconico e piovigginoso sul cimitero di guerra di San Rocco presso Pistoia, dove riposano i 477 soldati brasiliani che caddero nel corso della campagna d'Italia. Di ritorno a Roma, Kubitschek si reca in Vaticano per la solenne udienza pontificia. Nel cortile di San Damaso è schierata la compagnia d'onore con bandiera e banda della Guardia Palatina. L'udienza papale ha luogo nella sala del tronetto. Il colloquio tra il supremo regitore della Chiesa e il capo di una grande nazione cattolica è durato mezz'ora. Ora Pio XII impartisce l'apostolica benedizione. Dopo una visita al prosegretario di Stato, il corteo presidenziale lascia la città del Vaticano. Al Dicastero del Bilancio, presente il ministro Vanoni, Kubitschek si incontra con varie personalità del mondo economico e finanziario italiano. Subito dopo, in una conferenza stampa, il presidente si dice commosso per le accoglienze riservategli dal governo e dal popolo italiano. All'ambasciata brasiliana giungono, tra gli altri, il capo del governo onorevole Segni, il ministro degli esteri Martino, il presidente della Camera Leone, il ministro del commercio estero Mattarella e il senatore Guglielmone per un pranzo che Kubitschek ha voluto offrire alla vigilia della sua partenza. Accompagnato dal presidente del Consiglio, il capo della Repubblica brasiliana si accinge ora a lasciare il suolo italiano. Al momento della partenza ha dichiarato: «Ho la certezza che le già cordiali relazioni esistenti da più di un secolo tra Italia e Brasile sono state rafforzate in questi tre giorni».